Kermesse di chiusura della campagna elettorale ieri sera in piazza Salotto a Pescara per la coalizione di centrodestra che sostiene Marco Marsilio. Sul palco, insieme a Marsilio, tutti i big dei partiti: Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani, Lorenzo Cesa e Maurizio Lupi. Il termometro degli applausi, però, ha raggiunto l'apice soltanto per la Meloni, che ha auspicato una nuova impresa del governatore uscente. Marco 5 anni fa ha fatto un'impresa, che era essere il primo presidente di regione di Fratelli d'Italia. A me piacerebbe che oggi facesse un'altra impresa: essere il primo presidente nella storia dell'Abruzzo ad essere confermato per un secondo mandato. Meloni ha rivendicato come punto di forza l'unità della coalizione, anche se alcuni dettagli, che non sono passati inosservati, sembrerebbero indicare una certa freddezza sul fronte leghista. Salvini ha lasciato il palco prima che finisse il comizio, senza neanche salutare Meloni, e in piazza, tra la folla, sventolavano decine di bandiere di Fratelli d'Italia e di Forza Italia, ma nessuna del Carroccio. Noi non veniamo qui in Abruzzo a candidare un signore che ci chiede di non presentarci in campagna elettorale perché si vergogna. Noi ci mettiamo la faccia, veniamo qui insieme e ci mettiamo la faccia perché stiamo insieme per scelta, non per interesse. La Presidente del Consiglio ha inoltre ricordato la scelta del Governo di mettere sul piatto 720 milioni di euro per il raddoppio della linea ferroviaria Pescara-Roma. Fondi che in realtà, e la contestazione dell'opposizione, erano stati precedentemente tagliati e che solo adesso, soltanto in parte, sono stati ripristinati. La Roma Pescara, che abbiamo messo in sicurezza non più tardi di una settimana fa con uno stanziamento di 720 milioni al CIPES fatto dal governo grazie all'insistenza di Marco Marsilio. In chiusura l'appello accorato alla mobilitazione del popolo del centrodestra in Abruzzo. Sono il vero timore di tutti che questa maggioranza possa essere confermata con il voto delle elezioni europee. Succederà di tutto. Siamo pronti! Con l'elmetto. Io ho già messo l'elmetto e vinceremo anche questa battaglia, ma intanto partiamo dalla Prus. Partiamo dalla Prus, dove Marco Marsilio merita di essere confermato perché ha fatto un lavoro straordinario